Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Devo parlarvi di una situazione un po' particolare. Allora, voi sapete bene che negli ultimi tempi c'è stato un problema per quanto riguarda Cherubini, cioè all'interno della Juventus. Cherubini ha vissuto un periodo un po' particolare. Nel 2021 lui è stato promosso direttore sportivo, quindi è stato promosso ed è stato, se vogliamo, preso e messo in una posizione sicuramente molto importante. E siamo arrivati a quest'anno dove purtroppo tra situazioni legali e progetto lui potrebbe essere, diciamo, cambiato come direttore sportivo. Cosa vuol dire cambiare direttore sportivo? Vuol dire cambiare modo di fare, cambiare stile. Ora, tanto tempo fa, quando la Juve ha detto questa cosa a Cherubini e ha provato a dire questa cosa a Cherubini, Cherubini ci è rimasto male. Cominciare a dire no perché comunque sono tanti anni che ero qui, perché io voglio fare il direttore sportivo. Quando gli è stato proposto di essere affiancato da un direttore sportivo maturo, ha rifiutato. Quindi Cherubini, salvo sorprese, potrebbe lasciare la Juve a fine anno. E la Juve si è tutelata mettendo al suo posto ben due nuovi direttori sportivi, che rispondono, appunto, sono due nomi che già conoscete sicuramente, ma che oggi vi faccio conoscere un po' meglio, perché questa è una decisione di John Edin, di Elkann proprio, e sono Tognozzi e Manna. E vi spiego un po' la situazione qual è, nel senso che ci sono tante cose da dire. Questa è una decisione della Juventus, presa dalla Juventus, che vi dovrebbe far riflettere. Vi spiego un po' la situazione, perché ci sono state delle cose nuove che sono state dette e bisogna di un sacco di cose. Prima, raga, ovviamente di iniziare, come al solito, cosa dovete fare, ragazzi? Iscrivetevi al canale, like al video. Ragazzi, iscrivetevi al canale, ripeto, iscrivetevi al canale, like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche. Tre cose molto importanti, ragazzi: iscrizione, basta scendere giù, cliccare ovviamente su iscriviti, cliccate poi sulla campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante, perché senza campanellina, ragazzi, assolutamente non vi arriva nessuna notifica. Lo volete capire? L'unico modo per rimanere aggiornati è attivare la campanellina delle notifiche. E vi ricordo, cosa molto importante, se vi va potete seguirmi sui social. Allora, Tognozzi, Manna, chi sono e perché ci interessano? Premessa: a Cherubini nessuno l'ha messo fuori dalla società. A Cherubini è stato detto: tu lavori in un certo modo, a noi serve un direttore sportivo che lavora in un altro modo, al che cosa vuoi fare? Vuoi rimanere, vuoi continuare a fare il direttore sportivo occupandoti prevalentemente dei giovani e affiancandoti a uno più anziano, oppure vuoi andare via? Per il momento Cherubini vorrebbe andare via. Ora, se Cherubini va via, è necessario che qualcuno entri. Cioè, se lui va fuori, nessuno deve fare nulla, ti ripeto, di particolare, nessuno deve fare nulla perché, cioè, nel senso, non voglio nulla, non sto dicendo nulla, però, ripeto, e ribadisco in maniera molto, molto, diciamo, maniera chiara, secondo me abbastanza, che c'è un problema. Perché se lui va, qualcuno deve entrare, no? E ad entrare sono Tognozzi e Manna. Chi sono Tognozzi e Manna? Manna già lo conoscete. Lo conoscete, non dico bene, ma l'avete già intuito chi è. Si occupa prevalentemente del settore giovanile, si occupa prevalentemente, ragazzi, dell'Under 23. È un direttore sportivo giovanissimo, cioè 36 anni, proprio un ragazzino giovane, quindi giovanissimo. Probabilmente lui andrà ad essere confermato nelle vesti di direttore sportivo dell'Under 23, perché l'Under 23, a quanto io, per come la vedo io, sta facendo un ottimo lavoro. Sono stati presi tanti talenti. Lui è bravo con i ragazzi, è giovane pure lui, quindi tranquillamente conosce bene le esigenze. Comunque è un grande dirigente per i giovani e quindi Manna rappresenterà probabilmente il punto di riferimento dell'Under 23, che è un progetto ambizioso, perché l'Under 23 è un progetto che la maggior parte di noi tende a snobbare, ma in realtà l'Under 23 è un progetto più che ambizioso, ok? E lui, essendo molto bravo, è giusto che venga confermato in quella mansione. Poi in realtà ci sarebbe da parlare di lui anche come, ci sarebbe insomma, da discutere, ci sarebbe da discutere non solo su di lui, ma anche sui collaboratori, insomma, che si porta dietro, un sacco di osservatori, eccetera, eccetera. E vabbè, detto questo, ovviamente parliamo pure un po' di Tognozzi, no? Che è quello che conoscete sicuramente un po' di meno. Tognozzi è giovane, anche lui, se sta a parlare anche lui, se non sbaglio, ha 36 anni, quindi proprio abbiamo fatto proprio
due coetanei, giovanissimo, ha lavorato con lo Zenit in Russia, pensate un po', anche se non faceva il direttore sportivo, ma faceva un altro ruolo, nello Zenit di Spalletti, pensate quando Spalletti era praticamente, se non sbaglio, allenatore dello Zenit, lui già lavorava nella dirigenza dello Zenit o comunque come collaboratore, da lì è arrivato in Italia e ha cominciato a prendere i talenti. Ci avete presente tutti i talenti che voi attualmente amate, tipo, vi faccio un esempio, Fagioli, Sulè, tutti gli altri, eccetera, eccetera. Ecco, non è stato solo opera di Cherubini. L'osservazione è di Tognozzi, ha curato il dettaglio. Quindi, Cherubini ha preso il giocatore, Manna lo osservava, Tognozzi curava i dettagli. Quindi, Tognozzi è un altro grande dirigente per i giovani che potrebbe un giorno ambire a diventare un grandissimo direttore sportivo. Poi, oggi, attualmente, è troppo giovane, ripeto, è giovanissimo. Per fare il direttore sportivo principale alla Juventus. È normale, troppo giovane, secondo me non va bene nel fare il direttore sportivo. Però l'indomani lui potrebbe rappresentare insieme a Manna una grande opzione per il direttore sportivo. L'indomani tra 7, 8, 10 anni, che ne sai? Quindi non puoi sapere. Ok, l'unica cosa che vi voglio far capire è che attualmente si cerca un direttore sportivo maturo per la prima squadra, mentre per i giovani se ne occuperanno Manna e Tognozzi. Detto questo, Manna e Tognozzi sono due ragazzini, sono giovani. A me mi stupisce un po' il comportamento di Cherubini. Vi devo dire la verità, mi stupisce un po' il comportamento di Cherubini, ma vi spiego anche il perché mi stupisce. Cherubini è un uomo giovane, anche lui, ha 50 anni, Cherubini, non ce n'ha 90, 50 anni. È vero, lui ha fatto tanti anni di carriera qui, perché comunque è arrivato che era un ragazzo. Ha fatto tanti ruoli qui alla Juve, è diventato direttore sportivo, è sicuramente un buon direttore sportivo, però oggettivamente parlando ha creato anche lui dei problemi. Cioè non si può dire che durante la gestione Cherubini la Juve non abbia avuto nessun tipo di problema, perché anche Cherubini li ha sbagliati gli acquisti. Perché Cherubini durante l'estate del 2021 c'aveva la scusa del Covid, i soldi che mancavano, il resto, eccetera, eccetera. Lì allora sono stato in silenzio e ho detto vabbè. Probabilmente ci ha avuto pure pochi soldi. Ha preso Locatelli a 40. Hai preso Ken, secondo me, strapagandolo. Hai preso Caio Jorge, che non si vede da una vita. Quindi hai fatto degli errori. L'anno dopo sei andato a fare gli stessi errori perché hai preso Di Maria e Pogba a zero. Poi hai speso 50 per Bremer. Hai preso Kostic a 15, che è l'unico acquisto decente, secondo me, tra quelli che hai pagato perché anche Bremer l'hai pagato poco per quelli che sono i prezzi che girano, ma tanto in virtù di quello che è ovviamente la situazione economica. Purtroppo i prezzi che girano sono quelli, o te lo prendevi a quella cifra o non te lo prendevi, ma comunque gli errori li ha fatti pure lui. Gli errori li ha fatti anche lui. Non voglio dire che Bremer non sia. Avete capito il ragionamento qual è? Quindi, Cherubini, quando gli si va a dire no, vieni affiancato da un direttore sportivo più giovane, Cherubini gli esalta i 5 minuti. È normale che ti si dice. Prova a farti affiancata a qualcun altro, perché se l'indomani tu verrai ritenuto pronto, farai il direttore sportivo qui, stabilmente. Se però tu l'indomani non verrai ritenuto pronto, tesoro mio, basta. Ogni volta che si dice sta cosa, Cherubini si offende. Ma con tutto il rispetto, ma una persona non si può creare pure il problema di te che ti offendi? Perché qui è stata fatta una. Poi sicuramente si scriverà, no? Perché Cherubini, la Juve. La Juve, no, la proprietà non ha detto a Cherubini di andare via. La proprietà ha detto a Cherubini semplicemente, in maniera molto, molto chiara, molto, molto serena: stai attento perché a noi il tuo operato per adesso non è piaciuto. Ma non vuol dire vai via, vuol dire, secondo noi, sei un po' troppo immaturo per lavorare all'interno di questo contesto. Ma non è. Una colpa, non è una colpa che tu dici, oh, mazza che gli ha detto una cosa gravissima, lo ha offeso pesante, non è una colpa. Lui s'arrabbia e ogni volta, non lo so, c'ha gli attacchi di ira praticamente Cherubini, s'arrabbia e non si è capito cosa voglia dalla vita. Non si fa in questo modo qua, non ci si comporta, perché nessuno ti sta cacciando. Nessuno ti sta a mettere. Poi, se tu sei talmente permaloso e talmente egocentrico da dire che non hai fatto nessun tipo di errore, cioè allora lì mi cadono veramente, mi cade tutto quello che c'è, mi cade, perché non puoi pretendere di essere pulito, pulitissimo nella gestione, perché non lo sei stato. Tutto qua, cioè, scouting non esiste, giovani talenti pochi, cioè, non sei stato perfetto, problemi di ingaggio, non sei stato perfetto.
niente da dire. Poi su Cherubini, che Cherubini, niente da dire, non ce l'ho con Cherubini. Però poi non mi devi fare che quando ti si dice una cosa tu vai da un'altra parte. Perché ogni volta che si dice una cosa a Cherubini, Cherubini ogni volta scatta e comincia a dire no perché non avete fiducia e no perché da questo punto di vista io ho fatto un sacco di anni alla Juve. Ma il fatto che tu sia stato qua un sacco di anni non è che automaticamente sei stato qua un sacco di anni diventi direttore sportivo. Non funziona così, purtroppo. Tutto qua. Quindi questo volevo dirvi, nel senso, sappiate quali sono le strategie della squadra. Fatemi sapere un pochino nei commenti qual è la vostra opinione, cioè se vi piace questa idea di Cherubini o no.